Ciao Massimo, ciao, un abbraccio a tutti voi e a tutta Pescara. Tore Pinna, lo abbiamo disturbato mentre sta lavorando, quindi lo ringraziamo ancora di più. Tore, è un'emozione speciale per te giocare con il Pescara. È qualcosa di incredibile. Questa è la squadra della mia città, a cui sono legatissimo. Il Pescara è qualcosa che mi ha lasciato una cosa grande nel cuore, perché ho fatto bene, ho vinto e ho lasciato un bel ricordo. Sono contentissimo di abbracciare i ragazzi pescarisi e sono venuti qua oggi a Sassari. Allora, prima di parlare della partita e prima di dare la linea in studio per qualche domanda per te, ti chiedo, domanda bruciapelo, il ricordo più bello, anche extracalcistico, che hai della tua esperienza a Pescara? Verona, l'andata a Verona con 3.500 pescarisi. Perfetto, la partita di oggi, che Pescara ti aspetta? Una Pescara con la voglia di riscatto, con la fame e con la guerra. Mi aspetto questa Pescara. Studio per Tore Pinna. Prima Massimo, perché siete amici. Beh, no? Certo. Tore, attenzione, allora, attenzione. Tore, ma quanto ci siamo divertiti, Tore, dai. Apriamo l'album dei ricordi. Troppo, è stato un connubio incredibile. Città tifoseria era una sola cosa, una grande famiglia. Abbiamo fatto delle cose incredibili. In 2 anni abbiamo veramente ricreato quell'entusiasmo che a Pescara si era perso dopo vari fallimenti, e Pescara, ripeto, merita cose belle, merita categorie superiori, perché è una grandissima piazza che può competere ovunque, sia con la propria squadra che anche con la propria tifoseria. Noi dobbiamo salutare Tore Pinna perché sta lavorando. Gli chiedo solo una cosa sola: l'aspetto tattico della partita di oggi, come l'avete preparata con Greco? Sì, poi ce lo dice a noi. Bene, manca poco. No, non posso dire niente. Sarà una grande battaglia. Oggi sarà una bella partita da ambedue le squadre. E allora due grandi squadre. Chiudiamo così. Io, Tore Pinna, gli amici di Pescara, dico in bocca al lupo a tutti. E forza Pescara e forza Torres. Grazie, che bravo. Un abbraccio. Ciao a tutti, ragazzi. Vi voglio bene.